Non sarebbe cosa fatta, come invece annunciato dal centro-sinistra, l'uscita dal commissariamento per la sanità abruzzese. Ne sono convinti dalla minoranza in consiglio regionale, dopo che il centro-sinistra è andato sotto nell'ultima seduta e chiedono chiarezza ad Alfonso e i suoi. Da 3 anni i conti avrebbero consentito, secondo l'ex governatore Chiodi, l'uscita dalla gestione commissariale della sanità. Eppure, il decreto che ufficializzi un passo annunciato in pompa magna dal governatore D'Alfonso ancora non viene reso noto. Perché, si chiedono le opposizioni? La Regione Abruzzo è ormai nelle condizioni di uscire dal commissariamento dal 31 dicembre del 2014. Perché ha restituito i 564 milioni di euro che trafugò dal bilancio della sanità verso il bilancio regionale? Perché era in equilibrio ormai da 3 anni? E perché aveva raggiunto il punteggio minimo dei livelli essenziali di assistenza che non aveva mai raggiunto nella sua storia l'Abruzzo, era una delle regioni di commissariamento. Queste sono le condizioni del commissariamento. Ove ne non fossero sufficienti queste, significherebbe che dovrebbero commissariare altre 9 regioni italiane che non hanno queste condizioni e invece non le commissariano. Allora noi siamo usciti dal commissariamento di fatto al 31 dicembre del 2014, potevamo uscire. Perché siamo ancora nel commissariamento? Ci sono stati 2 anni di gestione. Delle due l'una: o il dubbio che ha posto Mauro Dalmazio, cioè la non volontà di uscire dal commissariamento per poter fare una serie di provvedimenti che, come avete visto, riducono l'offerta sanitaria pubblica e lasciano invariata, con notevoli miglioramenti direi sotto, con altri sotterfugi, quelli della sanità privata. Ma c'è anche un altro aspetto, cioè io non vorrei che il Ministero sia a conoscenza evidentemente di alcuni aspetti che denotano un trend non più in miglioramento delle dinamiche sanitarie, bensì in peggioramento.